All'ospedale di Comunità di Fossombrone aumentano i ricoveri con complessità elevata, crescono i numeri dell'attività ambulatoriale e delle degenze. Dati che sono stati oggetto di una conferenza stampa congiunta fra AST, Comune e vertici regionali di sanità edilizia ospedaliera per mettere a terra un piano sociosanitario che nel 2024 in corso prevede a Fossombrone investimenti mirati per farne un collante tra il domicilio del paziente, l'assistenza primaria e l'ospedalità. Prevista infatti per novembre la realizzazione della casa di comunità per un importo del PNRR di 755.000 euro, con una ristrutturazione del piano terra per la realizzazione di ambulatori di medici di medicina generale e pediatri insieme agli infermieri di comunità, e inoltre per settembre l'apertura del punto salute e i lavori in dirittura d'arrivo per l'hospice che presto sarà dotato di 19 posti letto complessivi. Questa è la nuova strategia della Regione, che si è resa conto della gravissima carenza dei servizi territoriali, che si manifestano poi con l'accesso nei pronti soccorso. Il 70% degli accessi è in codici bianchi e in codici verdi. Nel piano sociosanitario abbiamo inserito un potenziamento di questo tipo di ospedali, favoriti anche dal finanziamento del PNRR, e oggi i dati che sono stati esplicitati, dimostrati dalla dottoressa Storti, che è il direttore dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro, dimostrano un aumento di prestazione e quindi una valorizzazione di questa struttura. Noi crediamo molto sugli ospedali di comunità e soprattutto ospedali come questi, dove sono veramente comunità. Io in questo anno che mi trovo nella provincia di Pesaro più volte sono stata in questo ospedale, ho visto come tutti lavorano con la stessa sinergia per fare veramente salute. Noi avremo degli investimenti molto importanti in questo ospedale, sia per quanto riguarda le opere murarie che per quanto riguarda le tecnologie. In questi ultimi mesi del 23 abbiamo avuto dei dati veramente meravigliosi, con un incremento di tutta l'attività, sia di ricovero che le prestazioni ambulatoriali per esterni. E abbiamo in programma, in attuazione di quello che è il piano sanitario che verrà declinato nell'atto aziendale in via di definizione, una serie di attività che riportano questo ospedale ad un centro per questa popolazione, non soltanto per gli abitanti di Fossombrone ma di tutti i territori limitrofi. La cosa, il valore aggiunto di questo ospedale è che è veramente costituito da operatori sanitari che credono in quello che fanno, e con l'appoggio della Regione, delle istituzioni, del Comune stiamo andando avanti perché possa ritrovare lo splendore che aveva qualche anno fa. Oggi a Fossombrone abbiamo annunciato che nel nuovo atto aziendale si darà seguito al piano sociosanitario che prevede un potenziamento proprio per il presidio di Fossombrone, di Cagli e di Sassocorvaro, e abbiamo messo come edilizia sanitaria e ospedaliera, di cui io rappresento la delega per incarico del presidente Acquaroli, la disponibilità di 4,5 milioni di euro per l'attivazione di quei servizi potenziati che saranno previsti dall'atto aziendale dalla direttrice Storti. Della sanità, lo voglio ricordare, prima della nostra elezione la programmazione regionale aveva previsto la chiusura di 14 ospedali, noi questi ospedali invece li rendiamo efficienti, e questo richiede il tempo attraverso la programmazione, ma è un dato oggettivo. L'occasione della conferenza stampa è stata anche quella di presentare le donazioni di 6 televisori e un ecografo realizzate da Caritas, Fondazione Monte di Pietà e BCC Metauro. Questa è l'espressione di quanto sia vicina la comunità all'ospedale, donando in questo caso sia la BCC sia la Fondazione Monte di Pietà e anche la Caritas, quelli che sono degli apparecchi che in realtà una parte sono televisori che non fanno altro che allietare e sopportare meglio queste ore difficili all'interno dell'ospedale, un altro è un ecografo che quantomeno è un ausilio importante che serve a questa struttura, quindi ringrazio pubblicamente tutti.